Nel 1848 Carlo Alberto di Savoia, re di Piemonte, alla testa di una coalizione di stati, dichiara guerra all'impero austriaco. Le truppe asburgiche vengono cacciate da Milano dopo le 5 giornate e ripiegano dietro la linea del Mincio. Villafranca, quindi, come tutto il Veronese, ha un ruolo centrale e strategico trovandosi tra le fortezze del Quadrilatero, zona di massima difesa degli austriaci. Il sovrano piemontese non sfrutta però l'occasione di far propria Verona. La battaglia decisiva viene combattuta a Custoza nei giorni dal 22 al 27 luglio 1848, caratterizzati dalla calura estiva e dalla violenza dei combattimenti. L'esercito piemontese, sconfitto, è costretto a ritirarsi. La seconda guerra di indipendenza vede il Piemonte alleato con la Francia. Villafranca, come nel 1848, si trova al centro del nuovo conflitto che si anima nel 1859. Le battaglie si svolgono a pochi chilometri di distanza, ma proprio a Villafranca vengono presi gli accordi per un importantissimo trattato che porrà fine alla prima parte del conflitto. In quella che oggi viene comunemente definita Sala del Trattato, nel palazzo della famiglia Gandini Morelli Bugna si incontrano l'11 luglio 1859 Napoleone III, imperatore di Francia, e Francesco Giuseppe d'Austria. Gli accordi presi porteranno alla pace di Zurigo del 10-11 novembre 1859, secondo la quale, mentre la Lombardia passa alla Francia e quindi viene ceduta ai piemontesi e annessa al Regno d'Italia, il Veneto rimane sotto la dominazione austriaca. Nel 1866 cambia lo scenario internazionale e la terza guerra di indipendenza vede il Regno d'Italia alleato alla Prussia, entrambe opposte all'Austria per rivendicazioni territoriali. Non muta però lo scenario bellico locale. Infatti il Quadrilatero continua ad essere il baluardo degli austriaci nella pianura padana, quindi ancora una volta il campo di battaglia decisivo è quello di Custoza. La parte principale dell'esercito è comandata dal generale La Marmora e dal re, che durante le operazioni sono però irreperibili. Gli scontri principali avvengono a Montecricol, Oliosi e Custoza, mentre interi contingenti rimangono fermi a Villafranca e Peschiera per ordini superiori e per mancanza di disponibilità dei generali. Nonostante la superiorità numerica, gli italiani si ritirano sconfitti. Grazie però alla vittoria prussiana di Sadova, il regno riesce comunque ad annettere anche il Veneto al proprio territorio. Villafranca si trova un obelisco edificato nel 1880 per celebrare un episodio della Terza Guerra d'Indipendenza. Nell'occasione, la fanteria italiana viene attaccata dalle avanguardie della cavalleria dell'esercito imperiale austriaco, composta da ussari e ulani. Gli italiani schierati in formazione a quadrato respingono i nemici. In uno dei quadrati è presente il principe Umberto di Savoia, figlio del re Vittorio Emanuele II. Le perdite degli austriaci sono numerose, circa 300-400 uomini su 600 che hanno partecipato all'attacco.